che si mangia la zita, che si mangia la zita. Carissimi, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Dillo in Tour, puntata scoppiettante, frizzantina, un sacco di ospiti, protagonisti, e il tutto comincia da Carbonara al Ticino. E abbiamo scelto un luogo romantico, un luogo che anche in autunno è sempre affascinante. Siamo sulle rive del fiume Ticino e mi sembrava un ottimo luogo per darvi il benvenuto a questa nuova puntata. State lì, comodi comodi, che si comincia. Benvenuti. Che si mangia la zita, che si mangia la zita a litre sere. Che si mangia la zita a litre sere. E tre pesci che vanno nuotando e due lepre ben correnti. Nuva nera de Bergaland, nuva nera de Bergaland, nuva nera de... E a darci il benvenuto, come spesso accade nelle nostre puntate, ci pensa il sindaco, nel caso specifico di Carbonara al Ticino, Stefano Ubezio. Ciao, ciao, grazie, Stefano. Benvenuti e buongiorno a tutti. Grazie mille dell'invito. Siamo in un posto già molto particolare, perché siamo sulla via Francigena. Esatto, qua questo sentiero che vedete è il sentiero E1 della via Francigena, che collega Zerbolò con Pavia, passando dal territorio di Carbonara al Ticino. Alla nostra destra vedete il magnifico fiume Ticino. E a Carbonara cosa vi facciamo vedere oggi? Vabbè, innanzitutto due cascine. Una dove hanno girato il ragazzo di campagna, che è Cascina Casoni, che è il nostro vanto. Poi andremo a vedere un'altra cascina, che è Cascina dei Frati, dove vedremo un po' la lavorazione del riso, perché Carbonara ha una vocazione agricola come tutti i paesi qua della zona. Poi andremo a vedere due immagini all'interno della nostra chiesa parrocchiale che ospita le reliquie di Sant'Aldo. Dopo andremo a vedere in palestra un altro nostro piccolo vanto, che è il torneo di basket, il campetto 3 contro 3, e parlare con gli organizzatori, i protagonisti, e infine, per finire, una buona bruschetta Carbonara. Hai capito! Però, già che siamo sul fiume, ovviamente dobbiamo andare a vedere un pescatore, giusto? Certo, è che abbiamo organizzato un programma molto molto ricco. Senti, parliamo della gente di Carbonara, sì, prima di salutarci, perché io sono venuto parecchie volte con la sagra della bruschetta, ho tanti amici qua in zona. È un comune piccolo, ma mi piace perché è fervente. Sì, assolutamente sì. Devo dire che io sono sindaco da 3 anni e stiamo cercando di tenere vivo il paese, quindi con tante manifestazioni, cercando di portare anche gente da fuori, e devo dire che il paese risponde sempre bene, nel senso che comunque fa piacere poi leggere sui giornali o vedere in televisione che Carbonara per qualche ora diventa un po' per il basket la capitale dello sport, per il ragazzo di campagna la capitale degli eventi della provincia di Pavia, e quindi è un nostro piccolo vanto, insomma. Siamo un paese piccolo, ma ci teniamo. Vedrai che casino che ti combino qua io oggi. Sindaco giovane, mi piace molto, al quale faccio intanto in bocca al lupo. Crepi, per Carbonara. Grazie. E viva questo territorio, viva questo ambiente, viva questo fiume, viva questo paese. Ciao sindaco, c'ho da fare perché la giornata è impegnativa. Ciao, accompagnami un pezzo, va. Piegazione. 16 kg di salsicce. Se le mangia secche e secche. 15 kg di vermicelli. Questa la veste e lo sonariel. 14 kg di insalata. Ed eccoci giunti, e ci tenevo a cominciare proprio da qua, sul fiume Ticino. Questo è un luogo molto particolare, neanche a dirlo, come così particolare è anche il signore che vado a presentarvi, il signor Rino. Buongiorno. Buon dì, insomma, che a pescare, ma c'è pa niente. Un vero pescatore da Ticino lei è. Purtroppo sì, è la mia malattia questa. Lei è la tua malattia? Sì. Quanti anni è che sei qua che peschi? Saranno un 60 o 70. No, 77. C'era in più legnevi che con Manonu. Senta un po', qui tra l'altro è una zona molto trafficata, ci sono tanti turisti, piace, biciclette, gente che cammina, che è un po' da compagnia, no? Sì, insomma, dai. Che non il mio socio, perché la devo andare a fare spesa, se no c'era anche in due, sono sempre qui, ma noi... A me è che quel camiso, no? Il mio socio. Vabbè, Rino, andiamo avanti a pescare noi, Atar, dai. Va bene. Avanti. Mi fai fare questo lancio nel dialetto? Guarda che per me è un terreno particolare. Sto imparando. Vuoi provare a lanciare? Mi fai fare un lancio? Pronti. Vabbè, allora noi ci facciamo una pescata. State lì però, perché dal fiume alle cascine è un attimo. E qua intorno ci sono due cascine che per forza vi devo far vedere. Sì. Vabbè, però tra un po', adesso fumo una pescadina. Sì. C'è questa sera primo appuntamento d'amore.
Ed ecco la prima delle due cascine di oggi che voglio mostrarvi. Benvenuti a Borgo Tre Case, diciamo così. Questo è il luogo, se vi guardate bene intorno, dove ormai quanti anni fa? Più di 30, 32. 32 anni fa. Questa location veniva utilizzata per Il ragazzo di campagna, un film che ha fatto scuola, e accanto a me c'è la signora Grazia, che qui ancora ci vive. E noi l'abbiamo chiamata perché? Per raccontarci innanzitutto un luogo che è diventato un luogo cult, quasi di pellegrinaggio di tantissime persone, ecco. È un luogo vivo in realtà, perché qui bussano sempre per avere informazioni, grazie. Sì, non più di una settimana fa, domenica scorsa, mi hanno citofonato chiedendomi dove esattamente fosse la location del ragazzo di campagna. Per cui più testimonianza di così. Allora, qui c'era Artemio, praticamente. Questo era l'ingresso dell'osteria, esatto. Poco più là il campanile. Esatto, nella casa proprio ad angolo avevano posizionato un campanile, posticcio naturalmente, di cartone, di compensato, e qui era l'ingresso dell'osteria. Il luogo era rimasto esattamente tale, avevano solo messo un telefono pubblico fuori, ma il resto era esattamente com'era. Il caseggiato, niente di più, niente di meno, compresi i personaggi seduti ai tavoli. Erano proprio autoctoni del territorio. Erano autoctoni, autoctoni, tutti autoctoni. Un ricordo ce l'ha particolare legato, insomma, a quei giorni, che poi immagino quei giorni di riprese saranno stati un via vai di persone. Nei miei ricordi da bambina, Renato Pozzetto, cosa posso dire, quel poco con cui... poco tempo che abbiamo passato, era una persona molto tranquilla, molto normale, simpatico. Ogni tanto magari scappava dalla folla, veniva a casa mia, si sedeva sotto la salice e chiacchierava un attimo con mio padre. A me mostrava l'orologio che faceva i primi, che aveva le suonerie con il gallo che canta. Per lui era una roba che doveva farmi vedere a tutti i costi. Oppure pensava spesso al cibo, devo dire, perché qui comunque cucinavano e dicevano: ah, qui si mangia bene, c'è il pollo. Eh sì, per forza. Chi l'avrebbe mai detto che poi questo film sarebbe diventato un cult di proporzioni incredibili? Grazie, io intanto la ringrazio. Niente, ecco. Tra l'altro è talmente un cult questo film che ancora oggi persone e persone, 400 solo lo scorso anno, si radunano a pochi metri da qua per vedere l'invenzione più bella che c'è. Il treno. Guardate. Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, Dovrebbero farlo passare più spesso. Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. È sempre bello il treno. Eh sì, il treno è bello. Sembra che arrivi, non arriva, sta arrivando. Il treno è sempre il treno, sta arrivando. Campagnata per il treno, eccolo, eccolo, è impressionante. Il treno è sempre il treno. Arriva. Artemio, grazie. Grazie. Oh, suona per noi, il treno è sempre il treno. È sempre il treno. Grazie. Grazie a te. Il treno è sempre il treno. Campagna non si chiama più campagna, si chiama un paese dell'amore. Non più campagna, si chiama un paese dell'amore. E adesso è il momento di parlare anche di un prodotto che qua ovviamente in questa zona fa da padrone, ovvero il riso. Qui con me c'è Dante Gandini della Cascina dei Frati, molto esatto. Piacere. Piacere a lei.
Allora, parliamo un po' di questo prodotto che voi oggi state lavorando, perché è periodo, vedo che state tagliando, esatto. E poi tutto andrà all'essiccatoio, quindi raccontaci un po' quello che ci sta dietro. Niente, c'è un grosso lavoro a partire dalla primavera fino a tardo autunno, diciamo, e quindi c'è da sorvegliarlo abbastanza. Acqua a volontà. Acqua a volontà. E il riso quest'anno diciamo che si sta facendo una buona produzione, a parte il prezzo che è molto basso. Quest'anno va così, va così. Sì. D'altronde siete anche un po' dipendenti dal meteo, da quello che succede, esatto, attorno. Esatto, difatti oggi stiamo correndo perché domani dicono che una perturbazione sta arrivando, quindi bisogna portare a casa un po' il più possibile. Certo. In questo momento praticamente c'è il taglio del riso, l'essiccazione, perché il riso quando lo porti a casa fa un 18-19 di umidità. Bisogna portarlo a un massimo di 13 gradi per metterlo in stoccaggio, perché sennò germoglia e non va bene per la lavorazione successiva, che sarebbero le riserie. E quindi c'è da tribulare giorno e notte, diciamo. È un gran bel impegno. Un gran bel impegno, sì. Va bene, io la lascio. Bocca al lupo, buon lavoro! Arrivederci. Guardate qua che meraviglia. Questo è l'oro di casa nostra. Lo campanietto cama fece mamma, e lo caucia al lago nello vanta si ne bell'aria va. Mannaggia cam, mannaggia la, mannaggia la ne mare mamma ta, e lo padre per dolore se Ed eccoci giunti nella palestra di Carbonara al Ticino, dove, da come potete vedere, da palloni e divise si parla di basket. Accanto a me c'è Andrea, che è un po' come dire il re del basket di Carbonara. Ci proviamo, ciao. Dai, ciao. Allora, il nome della società? Allora, la società si chiama SD Carbonara al Ticino Basket. Beh, che è nata per una manifestazione che facciamo estiva molto grossa, che è il torneo Il Campetto. Adesso ne parliamo, perché è un evento che negli anni è diventato sempre più spettacolare, però voglio presentarvi anche i miei dirimpettai qua, che sono Claudio, poi abbiamo Mauro e infine Stefano. Loro sono coloro che tra poco vedrete in campo, perché c'è una sfida lanciata da tempo, ma abbiamo anche le nuove leve. Come ti chiami? Gabriele. Poi c'è Gregorio e infine Giada. Ok, allora senti, parliamo prima di questi ragazzini, che allora, mi sembra una cosa carina. In questo devo ringraziare la Cat Vigevano, che mi dà questa possibilità di collaborazione. Abbiamo aperto per la prima volta a Carbonara un centro mini basket. Bravi. Quindi siamo partiti un mese fa, abbiamo già 14 ragazzini iscritti e per un paese comunque piccolo è un buon inizio. Bravi, quindi complimenti, tra l'altro trovo che tra un po' giocate, quindi mi raccomando, batti 5, dai, fin dall'inizio. Ma poi c'è un'altra cosa molto bella, e qua veniamo al mega evento che tutta l'estate coinvolge Carbonara e tantissime persone che vi raggiungono, perché qua si gioca a basket tosto. Abbiamo avuto nell'ultima edizione quasi 700 persone a giocare, quindi siamo diventati l'evento più grosso d'Italia di 3 contro 3. Quindi 3 contro 3, per chi non lo conosce, è una disciplina un pochettino diversa dal basket, perché si gioca a metà campo, si gioca 3 contro 3, quindi non 5 contro 5, con regole leggermente differenti, tanta intensità, tanto basket, tanta birra. Perché poi davvero è un evento che raccoglie tante persone, perché oltre al basket, che naturalmente è un mega torneo, i ragazzi giocano, si divertono, ma è anche un evento, una sorta di festival dello sport musicale. Quindi assolutamente le date per l'anno prossimo. Di solito il torneo è la prima settimana di luglio, sarà la 10ª edizione, avremo tante sorprese, tante novità, vengono giocatori da tutta Italia, quindi comunque anche il livello è molto alto. Infatti vengo anch'io, quindi abbiamo alzato anche esatto. Il livello, giustamente. E poi tengo a dirvi che comunque è tutto, visto che è una passione che io con mio amico Claudio portiamo avanti da tanti anni. Il primo torneo è nato nel 1993, quindi pensate, sono passati un po' di anni, e però abbiamo sempre fatto tutto per beneficenza, perché alla fine noi lo facciamo per divertimento, se si riesce a tirare su qualcosa. E l'anno scorso abbiamo tirato fuori una grossa somma che abbiamo devoluto a Slam Dunk, che è l'associazione di Bruno Cerella, un giocatore di Serie A che oggi
a Venezia, e praticamente loro si occupano nello specifico di creare dei campi da basket con tutte le strutture in Africa, formano là delle persone, quindi fondamentalmente dura poi tutto l'anno, anche quando non ci siamo noi italiani a dare una mano, e questo serve a tirar via fondamentalmente i ragazzi dalla strada, che penso che sia una cosa molto bella. Bravi, ci piace molto, sport, divertimento, volontariato, beneficenza, bravi, complimenti a tutti, seguiteli sulla pagina Facebook che è... Torneo Il Campetto, e abbiamo anche un sito www.torneoilcampetto.it. Fantastico. Allora ragazzi, adesso preparatevi, scaldatevi, perché io sono un avversario tosto, ve lo dico. Oh! Momento di salutare Carbonara al Ticino, però quando saluti Carbonara devi farlo a modo, e quindi siamo nella sede della Proloco, dove vi presento il presidente della Proloco di Carbonara, che si chiama Massimo Costa. Molto piacere. Mentre di qua abbiamo il vicepresidente Pino Gagenesi. Molto piacere anche per lei, Pino. Allora, facciamo il punto della situazione. Perché ci sono queste fantastiche bruschette qui davanti? Perché tutti gli anni a Carbonara si tiene la sagra della bruschetta. Un evento imperdibile, settimana scorsa è stato, come è andato? È andato molto bene, abbiamo presentato la 21esima sagra della bruschetta, è stato un successo grazie anche al bel tempo, che tutti sapete, certo, che c'è stata una bella giornata. Abbiamo proposto tra le varie cose ancora la rassegna delle bruschette, abbiamo incominciato a mezzogiorno, abbiamo finito la scorta del pane qualche minuto prima dell'orario stabilito. È andata bene. È andata bene, è una prova che è andata bene, certo, anche quest'anno. Perché qua si riversano davvero tantissime persone. Facciamo anche un ringraziamento a tutto lo staff che lavora per prepararle queste bruschette. Senz'altro, siamo un gruppo affiatato, siamo diverse persone che si occupano di queste cose. E insomma è difficile e dura, perché come tutte le organizzazioni bisogna darsi un po' da fare. Però alla fine, se i risultati sono positivi, noi siamo tutti contenti. È quella la cosa bella. A proposito di contenti, Pino, allora parliamo un attimo del prodotto, perché qua abbiamo delle bruschette aglio, gorgonzola, pomodoro, si vede. Poi cosa abbiamo? Poi lì abbiamo un ortolano e un, come si dice, tono cipolle, pomodori. C'è olio e aglio, no? Questa qui che cos'è? Pancetta. La pancetta. Beh, perché a Carbonara si mangia bene, si sta in compagnia, poi sta anche arrivando il periodo delle castagne, bravi che l'avete evidenziato. E per concludere andiamo a farci un cin cin prima di prendere i bicchieri con... Abbiamo un buttafuoco dell'Oltrepò Pavese e un Riesling sempre dell'Oltrepò Pavese. Oh, bravo, sai come lo aggettiverei tutto questo? Autoctoni, perché è questo che ci piace. Allora prendiamo i nostri calici, presidente, le do il bianco, molto bene, noi prendiamo il rosso, grazie mille. Perfetto, allora intanto facciamo un bel cin cin a Carbonara, ecco qua, posiamo il calice e noi ci vediamo tra pochissimo, perché la nostra puntata continua, è ancora lunga, ci trasferiremo a Groppello Cairoli. Però grazie mille a tutta Carbonara per aver collaborato, mi raccomando, sagra della bruschetta, e quando passate di qua vi aspettano. Io direi che ho parlato anche troppo, mangiamo? Grazie, mangiamo. Dai, voi state lì, ci vediamo tra poco, e mi raccomando. È la migliore per te. Eccola qua.
siamo gli scari. E allora la nostra puntata ricomincia dalla piazza di Groppello Cairoli e accanto a me c'è il suo sindaco Chiara Rocca, molto piacere. Ben arrivati, grazie per esserci venuti a trovare. È un piacere venire da queste parti, anche perché so che tra l'altro qui a Groppello c'è molto da vedere, ci avete organizzato una giornatina ad hoc. Una giornatina piuttosto intensa, sarà accompagnata da diverse persone, dal nostro vice sindaco che è l'assessore alla cultura, dalla nostra presidente del consiglio comunale che è la referente per la biblioteca, quindi una giornata piena di impegni. La porteremo in giro a vedere le nostre bellezze e le attività che abbiamo in corso. Perfetto, allora io so perfettamente che ci sono tante associazioni, tanti amici e anche tanto sport che vi racconteremo nel corso di questa puntata. Se però io penso a Groppello Cairoli, c'è un monumento soprattutto, un luogo più che altro che ben rappresenta questa terra. Come dice il nome del nostro paese, Groppello Cairoli, diciamo che è rappresentato sicuramente in maniera emblematica dalla famiglia Cairoli. Vi porteremo in visita alla villa Cairoli, vi faremo vedere la sala affrescata che è stata di recente riaperta e vi porteremo al sacrario in cui sono seppelliti i fratelli Cairoli. Per tutti coloro che ci stanno guardando e che magari stanno pensando, io un salto a Groppello Cairoli ce lo farei, ma quale sarà il momento ideale? Allora, da qui a breve avremo il mercatino di Natale il 10 dicembre, avremo poi come tutti gli anni la sagra in aprile e la festa delle associazioni in settembre. Fantastico, quindi l'invito è aperto e mi raccomando che il sindaco ci tiene, qua che vi aspetta. Assolutamente, anche perché le nostre associazioni sicuramente daranno il benvenuto, gli alpini, la Proloco e tutte le altre associazioni. Molto bene, e allora lanciamoci letteralmente alla scoperta di Groppello Cairoli. Sindaco, grazie mille e buon lavoro. Buon giro e speriamo nel sole. Molto bene, andiamo, che la giornata è lunga. Andiamo, andiamo, andiamo. E allora eccoci all'interno di quello che è veramente il simbolo di Groppello Cairoli. Accanto a me c'è Mariangela Sacchi, che è presidente del Consiglio Comunale. Salve, molto piacere, grazie di essere qua con noi. Allora, innanzitutto io direi di approfittare di questo cortile anche un po' per parlare di quella che è la storia di Groppello Cairoli, che ha il nome che dentro di sé racconta molto in realtà. Groppello da una parte, Cairoli dall'altra. Cominciamo da Groppello. Allora, Groppello ha questa caratteristica territoriale che è divisa in due. Una parte di valle, che è la parte dell'alveo antico del Ticino, e una parte di costa, che è l'argine naturale del fiume. Proprio per questa caratteristica di essere su un groppo, il nome può derivare da Ripellium o Grupellium. Mentre Cairoli è stato attribuito verso la fine dell'Ottocento perché comunque richiama la storia della famiglia importantissima per il risorgimento italiano. Come potete vedere, questo è un parco che tra l'altro viene anche vissuto dalla popolazione, certo, perché sì, l'ingresso è libero, ma noi qualche cosa in più rispetto agli altri ce l'abbiamo, ovvero le chiavi per poter entrare nella villa. Sia nel sacrario che nella villa vera e propria. Mi accompagna lei? Certo. Bene, allora andiamo. Andiamo. Thank you.
Guardate che meraviglia che è questa sala. Siamo entrati all'interno di Villa Cairoli e questa è una sala molto molto particolare, soprattutto per quello che si vede sulle sue pareti. Dove siamo? Siamo all'interno della sala affrescata legata alla famiglia Cairoli. In origine era una sala d'armi e poi noi adesso la chiamiamo sala affrescata. Prima è stata anche una sala museo che conteneva i famosi reperti della famiglia, che adesso sono attualmente al Museo Risorgimentale di Pavia. In questa sala, che è stata recuperata dai lavori intorno al 2010, noi pensiamo di fare attività importanti, utili per la vita del paese. Questa villa è stata lasciata dall'ultimo erede della famiglia Cairoli, la moglie di Benedetto, la contessa Elena Sizzonoris. Nel cortile invece che abbiamo appena abbandonato c'è un altro punto molto importante, ovvero il sacrario. Che cos'è il sacrario? Il sacrario è questa chiesetta dedicata a San Carlo, dove nel suo sotterraneo sono contenute le 6 casse in cui sono sepolti i 5 fratelli Cairoli più la madre Adelaide Bono Cairoli. È molto particolare vedere come in un paese come questo effettivamente poi passi tanto di quella che è quella fetta della storia d'Italia. Certo, oltretutto nella cappella, nella piccola cappella che è soprastante al mausoleo, c'è un affresco che raffigura San Carlo ed è di Pasquale Massacra, che è questo pittore pavese che anche lui ha partecipato alle lotte dell'indipendenza, per cui c'è un continuo, un dialogo tra Pavia e Groppello, c'è un legame, c'è comunque un valore che va al di là anche proprio delle cose storiche, architettoniche in sé, è proprio un continuo, assolutamente. E allora io ringrazio Mariangela, grazie mille, grazie per averci raccontato questa fetta di Groppello Cairoli che sicuramente vale la pena di visitare, quindi naturalmente l'invito che facciamo è di venire qua per scoprire la storia della famiglia Cairoli e anche questo luogo incantevole. Noi però adesso dobbiamo andare perché abbiamo tanti appuntamenti e tanti altri amici da farvi conoscere. Grazie ancora. Grazie. E buon lavoro. Grazie anche a voi. Buongiorno, sono Claudio Pozzi, tutore di questo studio. Come molti di voi sapranno e vi saluto già fin d'ora, è uno studio che abbiamo dedicato alla famiglia Cairoli, uno studio nuovo, inaugurato esattamente un anno fa. È uno studio per noi importante, come pensiamo e vogliamo, sia importante per questo paese e per i paesi attorno a noi. Bene, siamo nel nostro studio dove prevalentemente facciamo la parte di protesi, odontoiatria protesica, in modo particolare quella odontoiatria d'avanguardia, chiamiamola così, è molto estetica, protesi adesiva, mini invasiva, dove c'è un grande rispetto biologico del dente. Noi puntiamo molto su questo aspetto importante oggi, che è un po' bistrattata questa situazione del dente viene tolto, noi cerchiamo di salvare i denti e renderli più belli di quanto siano già, oppure mantenere la bellezza del dente. Il nostro studio è articolato in varie sale, abbiamo una sala chirurgica, una piccola sala chirurgica dove facciamo gli interventi anche in sedazione cosciente con l'anestesista, abbiamo una sala dove c'è una prima visita ed igienista e abbiamo una sala dove abbiamo per le terapie canalari, cioè otturazione e devitalizzazione. Il nostro studio è impostato proprio dando spazi adeguati ad ogni specialità. Abbiamo una TAC, abbiamo una sala comunicazione dove attraverso dei video, e questo è un esempio, noi spieghiamo ai nostri pazienti
che tecniche usiamo, i materiali che usiamo, la tempistica, le difficoltà e tutto quanto poi legato a un rapporto che poi deve essere seguito con noi nel tempo. Noi ovviamente con i nostri pazienti chiederemo un rapporto quasi privilegiato, ogni 6 mesi, 1 anno, in visita di controllo, dove andremo a vedere tutti gli step, si chiama follow up. Noi questo misuriamo un follow up nel tempo. È importante perché questo è un elemento di garanzia che diamo al paziente nel tempo. Noi siamo in Via della Libertà 51. Vi ringrazio fin d'ora perché essenzialmente noi vogliamo meritarci la vostra fiducia. Guardate che sede spettacolare! Ma guardate qui che meraviglia! Il mezzo di trasporto e anche i giovanotti che mi aspettano! Eccoli qua! E allora benvenuti a tutti nella sede ufficiale degli Alpini di Groppello Cairoli. Molto piacere, lui qui abbiamo lui il capogruppo. Capogruppo. Poi abbiamo Davide. Carlo. Molto piacere anche a Carlo, di cui c'è Ottavio. Sandro. Roberto. Salvatore. Oh, il mio autista, vedi che ci sono tutti. E allora parliamo di questi Alpini di Groppello Cairoli che fanno tante cose, ma in questo periodo specifico dell'anno è un periodo abbastanza fervente, perché è la castagna chiama. Esatto, facciamo le castagnate. Domani abbiamo la castagnata qui presso l'oratorio e a Villanova d'Ardenghi. Ecco, che c'è da fare, infatti stavate preparando giustamente. Sì, esatto. Però noi abbiamo detto andiamo a trovare gli Alpini perché fa piacere, poi regalano sempre dei bei sorrisi, li incontrate in giro, quindi sosteneteli sempre, mi raccomando. Certo. Spendiamo una parola su questa sede che mi piace molto. Allora, la sede è stata costruita da noi nel 2009. Ah. Il terreno è del comune e abbiamo l'uso per 20 anni. Ah, molto bene, quindi un bello spazio a disposizione. Certo, certo, fra 20 anni chissà. Vabbè, per comunque, i futuri Alpini, ma futuro, poi lo teniamo, vedrai. Speriamo che ritorni la leva o facsimile della leva. Dobbiamo tenere in ordine il parco, adesso ne arrivo un altro. Certo. Dobbiamo tenere in ordine il parco, tagliare l'erba, sistemare un po' le piante. Bello spazio da tenere, curare un bel polmoncino verde. Ci vuole anche un bel po' di impegno. Ecco, so che dovete lavorare, quindi tra poco ci saluteremo, però mi hanno parlato del cincin degli Alpini. Ma bisogna chiedere da questa parte qui. Cos'è il cincin degli Alpini? Il cincin degli Alpini è il brindisi in onore degli Alpini. E allora sentiamolo. Alziamo il bicchiere, facciamo cincin. Beviamo. Tutto il mondo fa cincin. Sollevando il bicchiere di vin. San san. Volley Groppello Cairoli, accanto a me c'è Paolo Tiberti, il suo presidente, molto piacere intanto. Evviva. Siamo tutti molto onorati di avere Tele Pavia per la prima volta in palestra qui con noi. Molto, c'è sempre una prima volta, bisogna usarla bene. Speriamo che sia la prima di una delle tante volte. Okay. Esatto, ma guardate questa bella squadra. Allora, innanzitutto raccontiamola, perché so che la realtà proprio del volley del Groppello è molto interessante, una realtà che ha una certa storia e che adesso proprio questa storia continua con ragazzi un po' di tutte le età. Perfetto, allora diciamo che la nostra storia è recentissima e veniamo da titolo campionato regionale vinto nel 2010-2011, quindi con conseguente promozione in Serie B. Abbiamo fatto 2 bellissime stagioni in Serie B, ovviamente per una piccola realtà come Groppello Cairoli ci siamo comunque resi conto che era un qualcosa al di fuori delle nostre dimensioni, quindi
chiuso un bel capitolo, è stato bello. Siamo ripartiti con l'attività che ci garantiscono le nostre ragazze. Noi oggi abbiamo in palestra 65 ragazze divise in 5 gruppi, dal mini volley a 2 gruppi di terza divisione. Quindi... Assolutamente. Quindi c'è la possibilità per chi volesse approcciarsi a questo sport, davvero sotto ogni profilo di età, di poter insomma conoscere, venire in palestra. Perché poi tra l'altro la cosa bella del far sport è che si è tutti amici, si creano i gruppi, si mettono secondo me anche molto le basi per quello che sarà il proprio futuro. Assolutamente, quello che voi vedete oggi è una perfetta integrazione, ragazzine del mini volley insieme a ragazzine dell'under 13, ci sono le ragazze più grandi che fanno la terza, ma sostanzialmente sono sempre insieme, quindi questa è una cosa stupenda. Molto bene. Grazie anche al lavoro dei collaboratori, Laura, Paolino, Gabriella. Bravi, fate l'applauso! Oh. Quindi si va avanti sperando che le ragazze crescano. Ovviamente interpretando la lettera al dettame di quello che è il nostro statuto, che noi facciamo attività per garantire alle nostre ragazze la possibilità di venire in palestra a far pallavolo. Che è la cosa più importante. Guarda, mi sposto anche di qui un secondo perché c'è il tecnico, lei si chiama? Storini, Gigi. Molto piacere, Gigi. Senta un po', ma è complicato, cioè nel senso, approcciandosi si impara. Ma io sinceramente mi diverto insieme a loro, ecco. Infatti io... preferisco fare i gruppi più giovani perché rido e scherzo insieme a loro e mi diverto, poi con le grandi hanno tutti i suoi problemi e invece con loro e sono poi, più giovani e poi è anche più bello insegnare, vedere cioè. La ragazzina che poi va a giocare in serie B, serie C, c'è più soddisfazione. Io ho già 30 anni più o meno che alleno, quindi sono abbastanza conosciuto nella zona. Bene. Allora ragazzi, intanto io vi faccio i nostri migliori in bocca al lupo, perché chissà mai che crescendo vi vedremo prima o poi su qualche campo veramente importante. Adesso però il campo importante è questo, e allora sfruttiamolo, scendiamo in campo, alleniamoci, giochiamo, divertiamoci al grido, dillo! Via! Bravi, bravi, andiamo in campo, forza al lavoro! Che qua c'è da vincere i campionati, eh! Bravo, meritato questo applauso, molto meritato. E allora vi presento i miei amici dell'associazione Ollus Gropello Soccorso, di cui qua il presidente? Bernini Carlo. Molto piacere. È un piacere venirvi ad incontrare, soprattutto perché quella che voi vedete qua, nonostante sia già una bella rappresentanza, è soltanto una piccola parte di tutto questo gruppo che comprende quanti volontari? Oltre 60 volontari. 60 volontari, che per una cittadina come quella di Gropello direi che è proprio un gran numero. Un bel numero, sì. Ecco. Tra l'altro, e mi piace molto vederlo, anche ben dotati, perché ci sono un sacco di strumenti, di mezzi che sicuramente saranno di grande ausilio nel vostro lavoro. Certo, noi abbiamo 2 ambulanze in classe A per fare emergenza, ovviamente ne usiamo solo una, lavoriamo sempre a gettone perché non abbiamo personale dipendente, dobbiamo, quando possiamo siamo disponibili. Poi abbiamo 2 mezzi per trasporto disabili e l'altra ambulanza di classe A che usiamo anche per trasporto disabili. Ecco, io anche su questo volevo appunto parlare, ovvero di quelle che sono le attività che poi quotidianamente vi vedono impegnati, oltre che naturalmente il soccorso, immagino che ci siano anche tante altre attività collaterali che hanno a che fare appunto con i disabili e altro. Sì, sì, no, noi lavoriamo dal mattino alla notte, praticamente al mattino sono tutti i nostri giovani pensionati che sono disponibili e viaggiano con una certa insistenza a portare, far visite, ricoveri e tutto quanto,
E poi la sera ci siamo anche noi che facciamo emergenza. Fantastico. Beh, allora il plauso, ma ce lo rifacciamo tra poco. Faccio una domanda anche ad Alessia, perché sei la più giovane qua dentro. Ecco, lei è appunto parlare un po' di nuove leve, eccetera. E forse l'appello, più che insomma la comunicazione che vogliamo dare, è che insomma si trova anche del beneficio proprio personale a darsi agli altri in questa maniera. Sì, è molto gratificante, il corso è lungo, è vero, impegnativo, però comunque serve anche per fare amicizia, per conoscere gente nuova e soprattutto è una grande gioia poter aiutare altre persone. Si arriva a casa, poi se ne parla comunque con gli amici, anche familiari, altre persone importanti, ed è veramente gratificante al massimo. Bene, allora veramente intanto complimenti da parte nostra per tutto il lavoro che voi fate, perché poi uno non si accorge mai di avere bisogno finché non ha bisogno, eh? Esatto. Vero? E allora facciamoci un applauso, grazie mille a tutti quanti voi, buon lavoro e buona continuazione. Grazie, grazie mille. Ed eccoci giunti, come sempre dobbiamo concludere purtroppo la nostra puntata, ma lo facciamo con il sorriso, e siamo scesi nel campo da calcio del Gropello Cairoli, dove potete vedere dei piccoli leoni agguerriti perché qua oggi c'è un bel torneo, insomma, che coinvolge proprio i ragazzini. Qua abbiamo il vicepresidente, che si chiama? Crivellari Alessandro. Ecco, molto piacere, arrivano pallonate, ma d'altronde qua è operativa la cosa. Certo. Allora ci racconti un po' questo Gropello Cairoli. Niente, siamo una società chiaramente calcistica, facciamo tutta l'attività prevista dalla federazione, abbiamo molte squadre, abbiamo la seconda categoria, la terza categoria, la serie C femminile e poi tutto il settore giovanile, quindi dagli allievi ai piccoli amici, che sono quelli ancora più piccoli di quelli che vedete. Per cui il movimento è ampio, un 100, più di 120, 130 bambini e ragazzi impegnati nel settore giovanile, altri 60 circa atleti impegnati nella terza categoria, nella seconda categoria e nella serie C femminile. Assolutamente. Insomma, dei bei numeri, insomma, per un paese, direi. Ma devo dire che qua tutte le attività che ho incontrato sono molto ricche, questo significa che c'è attaccamento al territorio. Certo. Poi crescono qua sul campo e secondo me si affezionano anche al paese, si affezionano alla maglia. È quello che, diciamo, ci tiene legati, ecco, un po' a questo sport, è proprio questo, ecco, il senso di appartenenza, quello sicuramente. Ecco, sul campo oggi, così presentiamo anche loro, chi c'è? Sì, c'è la squadra del Pavia Calcio e del Union Basso Pavese, che partecipano alla manifestazione della federazione, e noi di Gropello, chiaramente. Molto bene. E allora, vinca il migliore, vediamo un po' come se la cavano questi ragazzini col pallone e poi ci salutiamo. Per adesso, bene, grazie, grazie mille, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Ed eccoli qua i nostri futuri campioni che oggi si sono sfidati sul campo da calcio. Chi vincerà è ancora tutto da vederlo, ma bravi, perché fate gruppo, fate amicizia, questa è la cosa più importante. Ma anche i compagni di squadra che avete oggi ve li porterete avanti per un bel po'. E allora purtroppo anche per oggi dobbiamo salutarvi, la nostra puntata termina qui, ma ci vediamo la prossima settimana come sempre, mi raccomando. E mi raccomando, i nostri contatti qua in sovraimpressione, utilizzateli, chiamateci e noi verremo a trovarvi e a raccontare la vostra di realtà. Ma per oggi è davvero tutto, ci vediamo alla prossima e dillo! Ciao!